Il territorio della provincia di Campobasso vanta una storia millenaria. Nelle numerose citazioni archeologiche, storiche, culturali ed artistiche, nella ricchezza delle arcaiche e genuine tradizioni montanare e pastorali, dei boschi, dei prati, nei colori della natura. Una natura incontaminata che comprende le verdi vallate del Trigno e del Biferno, le dolci colline che degradano fino alle invitanti spiagge dell'Adriatico, con la città di Termoli e il suo splendido borgo antico, le suggestioni delle boscose montagne in cui l'equilibrio tra sistema ecologico ed insediamenti umani permane inalterato. Vario nei paesaggi, ricco d'arte e di storia, felice di una natura ancora largamente preservata, costituisce uno straordinario insieme di combinazioni che ne fanno uno scrigno di bellezze inedite, un rifugio di tranquillità, non privo certo di occasioni di svago e di divertimento. Conoscere il Molise vuol dire penetrare nell'animo della gente, apprezzare l'artigianato tradizionale, in cui l'abilità delle mani di chi lavora e tratta la materia riannoda memorie ataviche, calda sapienza di vita e di lavoro nelle botteghe, nei campi, nelle grotte, nei boschi, sui tratturi, nei vicoli, accanto ai camini. Conoscere il Molise vuol dire assaporare una cucina che si conserva autentica per la sobrietà della preparazione dei pasti e la genuinità dei prodotti gastronomici locali. Dai vini a denominazione di origine controllata, all'olio extravergine di oliva con le sue diverse cultivar, dagli insuperabili formaggi agli inimitabili salumi, fino alla pasta di antichissima tradizione. Siamo a Sipino, è da qui che vogliamo partire per il nostro viaggio nell'enogastronomia molisana. Alle nostre spalle il Matese con un bellissimo tramonto, cucina molisana strettamente legata al territorio, ai pascoli, al mare, al bosco, al fiume, al cortile, una cucina legata alle tradizioni, ai riti, alle feste e soprattutto ai prodotti stagionali, una cucina che rivela una sua identità ed un forte legame con la tradizione agropastorale. Piatti che riscaldano e inteneriscono il cuore per la loro semplicità e riescono a toccare le punte estreme del gusto, grazie alla genuinità dei prodotti. E dalle mani sapienti del nostro Luigi abbiamo questa fantastica ricetta, il cavatiello incatenato. Luigi, ecco. Il cavatiello tipico della regione Molise, perché si chiama così? E poi questo incatenato. Perché incatenato? Perché si incatena, cioè, le due dita, noi li formiamo con le due popastrelle, le due dita, e li celiamo così, no? Ecco, al momento che noi praticamente si incatenato perché si incatenano, al momento che la cottura, si intrecciano tra di loro e quindi vengono incatenati, come dire incatenati. Quindi prima formati con le dita e sì, poi si incatenano nel momento della cottura. Nella cottura, oppure quando viene mantecata la perfetto, pasta. Tutto rigorosamente a mano. Questo. Tutto rigorosamente a mano, niente di che. Ecco, si fa così, si prende col pupastrelli e si schiaccia leggermente e poi si tira. Praticamente che fanno un chilo di pasta ci vorrebbe quasi un'ora e mezza. Quindi, allora, le nostre nonne, la pazienza, difatti, perché la buona cucina, per fare la buona cucina ci vuole tempo. Quindi anche un piatto prezioso da questo punto di vista. Soprattutto, ma è di fatto che dura anche nel tempo, quindi nelle nostre cucine, nelle nostre famiglie, almeno è un piatto, diciamo, non dico settimanale, ma domenicale praticamente. Quindi è un piatto proprio classico che stiamo anche tramandando ai nostri figli. Ecco. Perfetto. Ora, una volta messa sulla pasta, passiamo al condimento. Quindi prendiamo olio d'oliva extravergine molisano. Sempre molisano, poi delle zone di Larino dove abbiamo un cultivar particolare di oliva. Beh, no? L'oliva gentile di Larino. Gentile, ma anche soprattutto l'oliva nera di Colletorto, che perfetto, è diciamo, un altro paese che si trova lì intorno. Quella più conosciuta. Comunque la gentile di Larino, quelle olive d'otto sono le olive, l'olio più... Ed è un olio veramente che non fa, voglio dire, ottimo. Una volta quindi... Una volta soffritto sul cuocipedina, si aggiunge la pasta cotta. Ecco la pasta, questa è la pasta che abbiamo preparato prima. Si rompe le uova intero, praticamente. Oh, scusate, ecco. Un consiglio chiedo a chi sì. Per farla, diciamo, fare grumi quando si mantica la pasta, io direi di aggiungere un goccio d'acqua. Nell'uovo? Questo sia il tuorlo sia l'albume, giusto? Questo è il mio consiglio. Sì. In modo che quando la si aggiunge alla pasta, con l'olio bello caldo, cose del genere, molto velocemente si può cuocere. Facendo questo sistema qui, si ritarda la cottura dell'uovo e viene abbastanza cremoso. Quindi ecco. Ripetiamo un attimo, Luigi, soffritto di olio erbe, in questo caso io ho aggiunto una pancetta che gli si sposa, che ha un bel profumo, erba, salvia. La salvia.
facciamo soffriggere. Quando è pronto il soffritto, intanto abbiamo preparato la pasta cavata a mano, la cui cavatiello l'aggiungiamo al soffritto, e poi leghiamo il tutto con un uovo come proporzioni, un uovo a porzione praticamente, sì. Un uovo a porzione allungato con un po' di acqua per evitare che si formino i grumi. E poi si impiatta, e quindi il piatto terminale è questo qui, ecco. Il piatto finale è questo, anche diciamo impiattato con un certo gusto e una certa estetica. Esatto. Si è partito con questa base qui, però negli anni ultimamente quasi penso che viene servita sempre con un ragù di carne. Sì, ma maggiormente sono con locostini di maiale, un guanciale di maiale. Il cosiddetto cavatiello e carne pork. Carne pork, esatto. Nella regione. Infatti qui tempi si ha bisogno di sughi sostanziosi, ecco. Va bene, grazie mille Luigi. Ringrazio, buon appetito. Grazie mille. Dalla cucina dell'entroterra molisano, dove si fondono ingredienti offerti dalla terra, il nostro viaggio prosegue percorrendo il corso del fiume Biferno, sino ad arrivare nella città di Termoli. Il suo delizioso borgo si incunea con le mura nel mare, fino quasi a sfidarlo. Il borgo antico è come un'isola. I pescatori e le loro famiglie per secoli lo hanno difeso da tutto e da tutti. Dal mare infido, dai turchi e dai saraceni, dagli ortolani e dai cittadini. È qui che si trovano i trabucchi, imponenti macchine da pesca, realizzate in legno con una piattaforma protesa sul mare, ancorata alla roccia, dalla quale si allungano, sospesi a qualche metro dall'acqua, due o più lunghi bracci che sostengono un'enorme rete a maglie strette. Tretarielle in brodetto termolese, piatto simbolo della tradizione culinaria della città. Ubredette, in dialetto locale, nasce come piatto povero dei pescatori, i quali lo realizzavano con i pezzi più piccoli del pescato. Trabucchi come strutture che sono ancora una testimonianza viva di come si pescava un po' di tempo fa, sì. E quindi che accompagnano anche i vari piatti che continuano a esistere, come questo. Sì, con i trabucchi si faceva un altro tipo di pesca, era pesca di scoglio, pesca di riva, quindi venivano cefali, pesce azzurro e tutta una serie di prodotti che venivano, oppure nei periodi di grande pescato, quando venivano a deporre uova, le seppie, le spigole, le cose, i pesci grossi che vengono a deporre le uova sulla costa, quindi di conseguenza. Quindi una volta che si è creato una base brodetto, sì, cominciamo a incorporare il pesce. Quindi cominciamo dal pesce che ha una certa consistenza. In questo caso cosa hai inserito? Ho inserito una lucerna. Una lucerna, perfetto. Mettiamo il brodetto proprio perché si crea questa sorta di brodo e quindi poi, sì, in qualche modo potrebbe essere anche se accomunato i pomodori una zuppa non di pesce, voglio dire. Sì, diciamo che la zuppa di pesce è un po' più, ha dei procedimenti, sì, leggermente differenti, ma poi fondamentalmente il brodetto di pesce che nasce da un altro piatto tipico termolese che è il pappone, che praticamente che si faceva un brodo sulle barche, i pescatori arrangiavano, sì, il mangiare giornaliero facendo questo brodo di pesce e quest'altro piatto tipico che è il pappone, che verrà poi successivamente presentato. Con l'aggiunta anche di pane, mi sembra raffermo. Di pane raffermo, quindi è una cosa molto... Sì, Giorgio, ora che pesce hai inserito nella... Allora, adesso andiamo a inserire tutti gli altri tipi di, sì, pesce che hanno una cottura più lunga, dalla razza ai gragnolitti. Una volta che ha proseguito la cottura, sì, diciamo che andiamo a mettere il pesce. Okay. Allora il pesce dentro si sistema e non si tocca più. Nel frattempo che poi il pesce termina la cottura, noi andiamo a inserire anche dei molluschi, cozze e vongole, nel frattempo che la pasta, sì, ultima la cottura, andiamo a inserire cozze e vongole come addobbo. La pasta è stata chiaramente tritata, sminuzzata per arrivare il più possibile vicino a quelli che sono i tritarielli di un tempo, che era praticamente la pasta messa a seccare che si spezzava e rimaneva nel tagliere. Allora prendiamo questa pasta che è stata cotta sempre in un, sì, tegame di coccio. In un tegame di coccio. Finiamo il piatto con olio extravergine di oliva. Il brodetto va servito ancora a bollente. Sì, che bolle.
quindi viene inserito sul tessuto degli spaghetti o della pasta. Quindi Giorgio, una cosa fondamentale, gli spaghetti spezzettati non vanno aggiunti nel tegame del brodetto, ma il procedimento è esattamente quello contrario. Perché si mangia in accompagnamento col pesce. Ecco, quindi il concetto della pasta è quello di accompagnare il pesce. Di accompagnare perché, diciamo, per brodetto, non mangiare troppo pane, poi ecco, per l'eliminazione del pane. Il brodetto è un piatto completo a sé. E viene praticamente, si prende un cucchiaio di pasta e il pescetto a fianco, si spina e si mangia tutto quanto insieme. Quindi diciamo questo è il coso e questo è il piatto servito del benissimo. Del grazie mille. È stato chef Giorgio. Conoscere il Molise vuol dire scoprire un lembo d'Italia ricco di fascino, proteso verso la modernità, ma strettamente legato alla memoria. A Matrice, piccolo centro della provincia di Campobasso, esiste un mugnaio che lavora alla riscoperta e alla valorizzazione delle tradizioni legate al territorio. Tutto è nato nel 2000 quando assieme a un amico agronomo abbiamo cercato di recuperare quello che era il nostro granone tipico molisano che serviva proprio per fare l'ambanizza, che è il piatto che senz'altro rappresenta meglio il Molise, che è un piatto poverissimo fatto con farina di granone e verdure del posto. Abbiamo recuperato questo granone di notevole importanza perché ha un profumo favoloso e lo trasformiamo ancora col vecchio metodo, che è quello della macina a pietra. Con la macina a pietra noi andiamo a esaltare i profumi perché conserviamo ancora il germe del grano che è ricco di oli. Ecco perché questi prodotti sono più buoni, sono anche integrali perché non facciamo la stacciatura, cioè non andiamo ad eliminare la parte cruscale da queste farine. Il prodotto finale è questa farina integrale, molto intenso, molto arancione, che è un arancione molto più forte rispetto al mais che troviamo tradizionale, mais diciamo ibrido che c'è in giro. È una farina che preserva ancora parte dell'olio del germe e per questo è un prodotto che non può durare a lungo, infatti ha una vita dai 70 agli 80 giorni, dopodiché comincia ad acquisire un po' un retrogusto amarotico. Però appena macinata sprigiona un profumo eccezionale, è adatta per fare l'ambanizza, ma va benissimo anche per fare le polente. Noi addirittura qui ci facciamo anche un tipo di pane, dove andiamo a miscelare della farina bianca di grano tenero con questa farina qui e viene fuori lo stesso un pane di colore giallognolo. Perfetto, quindi tutto questo lavoro in più che c'è, su questo, partendo dal prodotto estremamente tipico del territorio, insomma vale la pena metterci questo lavoro in più perché poi la qualità, secondo la tua filosofia, secondo il tuo lavoro chiaramente... Noi abbiamo visto questo assieme agli agricoltori, abbiamo fatto questo lavoro di ricerca, è un lavoro che è durato tantissimi anni, però alla fine ha dato i premi, perché chiunque prova questo prodotto, chiunque degusta questa polenta ne resta esaltato, nei profumi, nel sapore. L'ambaniccia è una ricetta molto complessa che racchiude la storia dell'intero territorio della provincia di Campobasso. Gli ingredienti essenziali sono poveri e affondano le radici nella memoria del mondo contadino, la farina gialla di grano turco, le verdure di campo e il re della cucina molisana, l'upork, il maiale. Tutti questi elementi si fondono, creando un connubio perfetto, una delizia per il palato. Sostanzialmente la ricetta si divide in tre fasi, la preparazione della pizza di grano turco, la preparazione delle verdure di campo, la cicoriella, la bietolina, le cime di rapa, ma anche la verza, la scarola, i cavoli, la preparazione del bollito di maiale, la coda, il piedino, la cotenna e diversi aromi, sedano, carota, cipolla. Infine si procede all'assemblaggio. Il brodo del bollito viene depurato dagli aromi, dalla cotenna e dalle ossa e viene unito alle verdure precedentemente lessate in acqua salata e alla pizza di granone spezzettata. La cotenna. La cotenna, sì. Il nostro zampetto di maiale, piedino, come preferisci. E il tutto. Un filo di olio per terminare il piatto. E a questo punto Giuseppe non va che assaggiata. Appunto, sì. La maniccia. Sì. Buonissima. Grazie. Complimenti. Grazie. Campobasso, situata ad oltre 700 metri di altitudine, è il capoluogo di regione.
La città sorge alle pendici del Monte Sant'Antonio, sul quale svetta il castello che fu dei Monforte, attorniato dal caratteristico borgo, che si sviluppa a ventaglio intorno al monte, conserva immutato il caratteristico impianto urbanistico medievale. Le mura che racchiudono l'abitato, le sette porte fortificate da cui si accede al borgo, le torri, l'intreccio di viuzze strette e tortuose che si inerpicano a gradini lungo il monte, sono il preludio al Museo Sannitico, ai palazzi baronali, ai portali barocchi, alle piccole case degli artigiani di un tempo lontano, alla cinta muraria di epoca sannita, alle chiese di San Bartolomeo e di San Giorgio, preziosi monumenti romanici, al castello dal quale lo sguardo spazia dal Matese alla Maiella, su orizzonti sconfinati. All'interno del borgo antico, luoghi magici nascondono il segreto della ricetta del baccalà arracanato. Allora Francesco, perché arracanato, baccalà, questo che poi è un merluzzo, chiaramente lavorato in un certo modo, un merluzzo perché si chiama arracanato? Questo è merluzzo perché è baccalà dissalato, quindi era sotto sale. Arracanato perché è gratinato, quindi lo andiamo a gratinare in forno dopo aver messo la panatura sopra. È una ricetta classica molisana, durante il periodo natalizio di solito si fa questo. Anche questa ricetta, diciamo, ha un richiamo di povertà, perché veniva utilizzato... Sì, diciamo di sì, alla fine la mollica, il pesce povero, sì, alla fine il sì. Il pesce poteva essere portato anche nell'interno della regione, quindi non esatto. Solo sul mare, proprio per la sua conservazione, alta conservazione, in quanto esatto, è sottosale esatto, e quindi esatto, può essere esatto. Trasportato. Allora, vi mostro come fare la panatura. Allora, abbiamo della mollica di pane, delle noci tritate, i capperi, del prezzemolo, semplicissima, condiamo tutto con olio d'oliva sempre del nostro territorio, un pizzico leggerissimo di sale, dopo aver fatto questa panatura ovviamente va fatta riposare in frigorifero per almeno un'oretta e mezza, due ore. Questa è la panatura pronta, si è insaporita di tutti i sapori, quindi precedentemente avendo sbollentato il baccalà per 7 minuti in acqua bollente, questo è il risultato finale. Quindi andiamo a mettere la panatura sul baccalà, un altro goccetto di olio d'oliva, e inforniamo a 200 gradi per 6 minuti. Francesco, ecco il piatto finale. Il piatto baccalà arracanato. Ricordiamo che questo è un piatto tipico anche della festa di San Giuseppe, dove ci sono i famosi 13 piatti. Grazie mille. Grazie a te. Patate sotto la coppa con crema di funghi porcini e tartufo. La coppa, un metodo antico e tradizionale di cottura, il camino, la cenere, le patate che cuociono lentamente. Il tartufo e il fungo porcino, due prodotti tipici del territorio molisano, del sottobosco, un piatto tutto da vedere e da gustare. Questa è una ricetta che sposa tradizione e modernità. Tradizione perché? Perché le patate venivano poste sul caminetto, per essere cotte, caminetto che veniva utilizzato per il riscaldamento della casa, della famiglia, e contemporaneamente fungeva anche da forno di cottura per le patate. Le patate venivano messe sotto la coppa, appunto, lasciate cuocere sul caminetto, dopo un certo periodo di cottura, che poi Luciana ci illustrerà, venivano cotte, ricoperte anche dalla cenere, quindi dalla cenere del camino, e assumevano dei profumi e dei gusti particolari. Io ho deciso di importare questa ricetta perché è molto semplice, ma è anche molto particolare. Semplice perché le patate si cuociono subito e, con l'aggiunta di una crema a base di funghi porcini e tartufo. Allora, per prima cosa tagliamo le patate. Allora, le saliamo. Mettiamo un po' di pepe. E un po' di olio.
Allora, queste patate vanno messe sopra l'alicia. L'alicia non è altro che la base del caminetto, che prima, anticamente, tutti avevano a casa e utilizzavano. Allora, le patate vengono messe sopra l'alicia e coperte con la coppa. L'alicia normalmente deve essere calda, almeno da 2 ore. Si copre così e si mette prima la cenere e poi il fuoco, perché altrimenti le patate bruciano. E nel frattempo che le patate cuociono all'incirca 3/4 d'ora, 1 ora, si prepara la crema. Prendo una patata, la taglio in piccoli pezzi e la metto a soffriggere con un po' di olio e uno spicchio d'aglio in camicia e un po' di cipollotto. La faccio andare per un po', poi aggiungo il brodo per continuare la cottura. Quasi a fine cottura metto i funghi porcini affettati, puliti e lavati affettati. Faccio andare per altri 10 minuti, sempre aggiungendo il brodo vegetale. Poi, quando tutto è cotto, metto nel mixer, frullo e solo alla fine aggiungo il tartufo. Il risultato è questo. Luciana, allora, abbiamo creato questa crema di porcini e tartufo. Vogliamo dire una parola sul tartufo, che è uno dei prodotti principi della cucina molisana. Moltissime persone attribuiscono il tartufo solamente al territorio della Toscana, del Piemonte o dell'Umbria. Qui in Molise, in particolar modo la zona dell'Alto Molise, quindi la provincia di Isernia, è piena di tartufi di tutte le qualità. Qui abbiamo uno scorzone, quindi un tartufo nero che è andato ad arricchire la tua preziosissima ricetta, ricordiamolo, rivisitata rispetto alla ricetta classica. Sì. Arricchita. Quindi una volta unito il tartufo al porcino e dopo aver creato questa crema, come vai avanti passo con la ricetta? All'impiattamento. Quindi abbiamo a questo punto le patate che si saranno cotte. E quindi la cottura delle patate sotto la coppa, appunto, perfette. Ora passiamo al condimento delle patate, giusto? Allora, sul fondo del piatto metto questa crema. Profumo eccellente del tartufo che viene fuori dal punto di vista anche olfattivo. Quindi vai a sistemare le patate. Su questo specchio di crema. Un po' di tartufo. Tocco finale, quindi, tartufo grattugiato. Sì, è pronto. Un po' di prezzemolo. Per il piatto, più che altro. E il piatto è pronto. Il piatto è pronto. Grazie, Luciana. Buon appetito. Grazie. La bontà della cucina molisana si sposa perfettamente con un bel bicchiere di vino. La Tintilia, il vitigno più intimamente legato alla storia e alla tradizione della civiltà contadina del Molise, sarà l'ingrediente speciale della nostra prossima ricetta, entratura di pere cotte e formaggio pecorino. La Tintilia è un vitigno autoctono del territorio molisano e il suo nome lo deve forse all'etimo tinto, quindi al significato di rosso in spagnolo. È un vitigno che è stato abbinato alcune volte a un altro vitigno sardo, il bovale, ma pare che sia autoctono, quindi tipico della regione Molise. Tu utilizzerai questo ottimo vino per andare a cuocere le pere. Sì. Questa è una ricetta che può andare come antipasto oppure come pre-dolce, pre-dessert. Che come primo, perfetto, lo lasciamo nel vino. Quindi va immersa la pera nel vino e vanno aggiunti un po' di spezie. Poi l'hanno cestellato. Mettiamo un po' di cannella. Poi prendiamo un po'. Sì, perché effettivamente a piacere un po' di noce mescolata che rende la stessa cosa. Queste sono le magnifiche pere che hai cotto col procedimento che hai spiegato in precedenza. Sì. Te le appoggio qui. Sì, Adriano. Sì, grazie. Eccola qua. La pera va tagliata? Sì, va tagliata. A metà, quindi? Metà. Una va messa così, poi diciamo uno rivisitata leggermente. Certo, anche per dare un tocco estetico al piatto durante l'impiattamento. Perfetto. Questa la mettiamo così, l'altra pera. Poi prendiamo sempre un po' di miele, lo mettiamo, accompagniamo leggermente questo qui. Prendiamo il pecorino che noi abbiamo già. Lo mettiamo qui,
e poi nel, diciamo, alla fine metteremo il ristretto del vino che prima aveva bollito insieme alla pera, giusto? Perfetto, e andiamo a completare. Ecco, benissimo. Ecco qua. Su questa ricetta il piatto è pronto, farei un brindisi con la Tintilia. Grazie Adriano. Il nostro viaggio attraverso gli odori, i colori, i sapori del patrimonio enogastronomico della provincia di Campobasso termina qui. Rimangono impressi nella memoria i volti, i luoghi, i gesti, i suoni che compongono una galassia di valori e di tradizioni propri di una civiltà rurale che si è potuta sviluppare su un territorio ricco perché variegato. In un'area che si estende dall'Appennino fino al mare troviamo i prodotti delle zone montane, trasformati per esigenze climatiche in piatti corposi. Poi verso zone dal clima più mite, le tradizioni ancora vive che raccontano del fenomeno della transumanza. Ed infine il pesce pescato nell'Adriatico e cucinato con materie prime locali. Un viaggio che ha provato a raccontare un territorio dalle qualità sorprendenti, il Molise, una terra misteriosa, ricca di arte e di straordinari paesaggi incontaminati. Un territorio che racchiude preziosi gioielli da scoprire, capace di attrarre e accogliere i viaggiatori alla ricerca del raro, del curioso e del nascosto. Thank you.